Sindaco Catania, via Andrea Chiaramonte, via Manfreda, in direzione della Matrice. C'è la torre civica, l'orologio, fermo da un anno. Non funziona. Quella strada ormai silenziosa, e silenzioso anche le campane della torre civica. Cosa si può fare e cosa l'amministrazione ha in animo di fare per l'avvenire? Sì, allora, in realtà sono due gli interventi, uno più di brevissimo tempo, che non prevede costi, e un altro invece più di medio e lungo tempo. Quello di brevissimo tempo è stiamo mettendo a punto con il segretario generale del comune una modalità per autorizzare quei volontari che sono esperti a poter accedere, quindi con copertura del rischio infortuni, perché il problema è questo, rischio assicurativo e infortuni. Quindi per poter accedere alla torre dell'orologio, e quindi per quei volontari che si sono già dichiarati disponibili a svolgere gratuitamente e volontariamente questo servizio proprio di manutenzione spicciola, direi ordinaria amministrazione proprio per la torre dell'orologio. E poi invece c'è un progetto più di medio-lungo termine che in questo caso prevede la presentazione di una progettualità a valere su una misura specifica del FESR 2014-2020, dell'asse 6 del FESR, che è una misura dedicata proprio alla valorizzazione dei beni culturali, e il progetto che abbiamo in mente è quello di recuperare una casa che c'è proprio adiacente alla torre dell'orologio e adattarla a una sorta di museo che al tempo stesso può rendere la torre dell'orologio più attrattiva, e ovviamente intervenire all'interno della torre dell'orologio per consentire ai visitatori magari di accedervi e visitarla. Questo è il progetto più di medio lungo termine sul quale stiamo lavorando, e siamo in attesa che esca il bando, la misura specifica appunto che è prevista nell'ambito del FESR 2014-2020, che sono appunto dei fondi comunitari, e che andremo a presentare.